Renato perde l'ala, Rinaldi, la chiusura, lo scatto di Rea di Girifalco e all'esterno di Renoir Matto, i due vanno in lotta, Renoir cerca di forzare i tempi e passa subito a condurre sulla lunga fila indiana di fuori Rari Talag, la prima curva si apre di galoppo, Renoir Matto. E così rimane cavallo numero 5, Renoir Matto, squalificato. Rea di Girifalco in 15-6, non ha sentito evidentemente la squalifica Montagna. Sedici-4 di frazione, in vantaggio sempre Rea di Girifalco davanti a... Ripetiamo, cavallo numero 5, Renoir Matto, squalificato. Frazione lenta in 16-7, poi Renoir Matto esce dalla corsa ed è Regina Oz che si propone in avanti, mentre a centro gruppo c'è l'errore di Reale Matto. 800 di gara con Regina che prova a scappare. Numero 4, Reale Matto, squalificato. Regina di Girifalco che segue il leader, poi in corda Rari Talag. E ancora Raissa ZS, di fuori invece avanza con decisione runner di Casei, che agli ultimi 600 galoppa intanto Regina Oz, frazione in 15-4. Numero 1, Regina Oz, squalificato. Comando, runner di Casei, richiesto da Piero Garazza, sbaglia anche Raveo, hanno fatto un po' di autoscontri. A metà numero 9, Raveo, squalificato. Paletto in 15-7, cala Rea di Girifalco, c'è Rari Talag che prova l'inseguimento a runner di Casei, la seguono Raissa ZS Rinaldi, ma intanto con un quarto intermedio interessante, runner di Casei si è isolato in avanti, 15-3 la frazione, deve solo trottare gli ultimi 150, lo tiene su di giri Piero Carazza, runner di Casei, spegne i motori, nel tratto ultimo, stringe i denti, ma viene a casa comunque bene davanti a Raissa ZS e a Rinaldi 1:18:01 il tempo del vincitore del chilometro, runner di Casei con Piero Carazza per i colori di Paolo Brugnara e il training da programma di Paolo Romanelli.